Un saluto all'India Violata, a tutti i tifosi dai Chimico Viola. Consueto appuntamento di calciomercato. Oggi ripartiamo da dove avevamo concluso la scorsa settimana, cioè parlando del terzino destro. Sembrava ormai conclusa la trattativa tra Milan e Fiorentina per portare Andrea Conti in maglia viola. In realtà nelle ultime ore sono sorte complicazioni, non so di quale genere, ma sembra si sia un po' arenata questa soluzione. Io dico meglio così, perché non è che mi faccia impazzire Conti a me, eh? Magari Prades si è accorto che questo è sempre tutto rotto e quindi vuol virare da altre parti. Vedo sempre, io più vicino vedo sempre Marquit, semmai, del Napoli, anche se nelle ultime ore si sono fatti alcuni nomi, tipo Alvaro Odriozola, 25enne del Real Madrid, che è molto forte, è fortissimo questo giocatore, ragazzi, però dietro a lui ci sono squadre tipo PSG e Liverpool, quindi a non ci tocca, scordiamocelo. Infatti io semmai vado su altro, voglio presentare un altro tipo di giocatore, sempre terzino destro. Voliamo in Germania, nel Borussia Mönchengladbach, 28enne austriaco, si chiama Stefan Leiner, giocatore possente e poderoso, che ha due polmoni e nemmeno un cavallo a corsa dopo ha, veramente. In su e in giù per quella fascia destra, piede destro, salito alla ribalta un paio d'anni fa, quando vestiva la maglia dei Red Bull di Salisburgo, perché veramente tantissimi assist e anche diversi gol, uno è un terzino che gli piace segnare, quindi a noi manca un terzino del genere. Come fisico e come prestanza ricorda molto Ufaluce, quindi giocatore da tenere d'occhio e giocatore che è il terzino che farebbe veramente comodo a noi. Stefan Leiner. Passiamo adesso a parlare della zona mediana di campo, come dicono i bravi. Venduto Duncan, se arriva un'offerta congrua viene venduto anche, parte anche Pulgar, speriamo, aggiungo io. Si sono fatti alcuni nomi, ovviamente c'è sempre Torreira, stiamo stringendo per questo uruguaio, io credo alla fine arriverà. Alcuni altri nomi, c'è per esempio lo svincolato Ramirez, ex Chelsea, 33enne brasiliano, qualche anno fa era uno dei migliori centrocampisti d'Europa, effettivamente, comunque adesso è svincolato, vediamo. Ma soprattutto si è fatto un altro nome, si tratta di Diego Demme, 29enne italo-tedesco che gioca in Napoli, non molto utilizzato da Gattuso, la Fiorentina ci sta provando seriamente. Ora, mandare via Duncan e Pulgar e sostituirli con Torreira e Demme, ma insomma io a questo punto preparo i fazzolettini e non bagno. Comunque vediamo e speriamo, dai. Per quanto riguarda la zona avanti, si fanno sempre i soliti nomi, i vari Pavoletti, Lasagna, Inglese, Tennisman, è tornato in auge il nome del Papu, Papu Gomez, che per l'amor di Dio, gran giocatore, a noi ci farebbe comodo, però ragazzi, 32 anni, lo paghi 10-12 milioni, poi comunque gli devi fare un contratto da 3-4 milioni a stagione, non so quanto possa convenire, ecco. Tra gli svincolati per esempio c'è Diego Costa, che non verrà mai, si parla di Alexandre Pato, ma è da agosto, non tocca palla, sempre problemi muscolari da quando c'ha 2 anni, e quindi l'ultimo nome che si è sentito e che sta circolando è quello di Alex Teixeira, anche lui svincolato, 31enne brasiliano, gran giocatore ai tempi dello Shakhtar, un'ala sinistra, tanti nomi. Ragazzi, però bisogna fare qualcosa là in avanti, perché siamo la peggior squadra di Serie A dopo il Parma per gol fatti. Cioè, io una cosa del genere non la ricordo da quando sono tifoso della Fiorentina. Quindi bisogna fare per forza qualcosa. Siamo a quasi fine mercato e ancora la casella degli acquisti è 0-0. Comunque, anche per oggi ho concluso. Un saluto a tutti dal Chimico Viola, al prossimo appuntamento del calciomercato. Ciao!